Siete studenti di scienze naturali, avrete già sentito parlare di micelio. Quelli che di solito chiamiamo funghi non sono che corpi fruttiferi, quelli che vediamo in superficie. Il micelio, invece, la parte che non vediamo, che prolifera nel sottosuolo, è il vero fungo. Il micelio è un tessuto connettivo ecologico che mette in relazione gran parte delle piante del mondo. E infatti da tempo si parla di Wood Wide Web, come di una rete alla quale le piante sono connesse tra loro attraverso il micelio. Una rete attraverso cui viaggiano nutrimenti e messaggi chimici. Proprio così, Matteo. Il micelio è un'entità misteriosa che sfida la nostra immaginazione di animali. È più un processo che un'entità. Un organismo in grado di creare un numero di connessioni potenzialmente infinito, che si muove senza centro perché non ne possiede uno e genera relazioni acrobatiche e imprevedibili. Abbiamo vissuto finora nella foresta virtuale come piante quasi immobili, piante che non sanno figurarsi le infinite possibilità che si diramano sotto di loro nella terra. Abbiamo accettato che gli algoritmi condizionassero i nostri desideri. Perché non ci è mai passato per la testa che con i giusti collegamenti avremmo potuto essere non in una sola pianta, ma in tutte le piante, e di poter guardare la foresta da tutti gli angoli possibili. Se il micelio potesse infiltrarsi nella rete, creerebbe anche qui collegamenti inediti, azzardati, forse scivolosi, ma sicuramente fertili, polifonici, come fa già in natura. Micelium sarebbe una macro-app fluida e libera, uno spazio sicuro al riparo della sorveglianza, una protezione dalla raccolta furtiva dei dati. Entrando in micelium sareste come dentro un cerchio magico, una rete di persone che non avete scelto e che non vi hanno scelto. Collegamenti principali che generano per proprietà transitiva altri collegamenti secondari. I legami sono tuttavia temporanei e si possono rompere per rigenerarne altri. Non siete mai davvero al centro del micelium, perché non esiste uno. E cosa succede all'interno di questo cerchio magico? Pensa di collegare i tuoi social network al micelium. Tutti i tuoi feed diventeranno così disponibili per i tuoi compagni di cerchio magico che potranno scrollarli come fossero i loro. E i compagni di cerchio, se non possiamo sceglierli, com'è che vengono assegnati? Guidando le coincidenze. Gli algoritmi non sono i nemici in sé. Nemiche sono le logiche ambigue che li hanno corrotti. In micelium, un nuovo sistema algoritmico lavorerà alla luce del sole per assegnare alcuni legami seguendo un principio di vicinanza, di interessi, di gusti. Altri saranno puramente casuali e imprevedibili. La proliferazione di micelium garantirebbe un modo del tutto nuovo e imprevedibile di vivere i social, più libero e più avventuroso. E come si comunica tra compagni di cerchio magico? Ora ve lo spiego. Venite, camminiamo. I messaggi privati, per come siete abituati a conoscerli, rimarranno, ma solo tra compagni di cerchio. Immaginate però anche una chat, una sola, condivisa, che amplifica come una camera di risonanza, un modo non lineare di comunicare, perché ogni cerchio magico è per ciascuno unico e diverso dagli altri. E i cerchi vicini non combaciano mai perfettamente, intersecati a più riprese, echeggiano in lontananza. Da un feed all'altro, come dei cercatori di funghi, potrete salvare e raccogliere in un cestino privato tutto ciò che può generare nuove idee. E quindi disporre i contenuti accumulati nel cestino lungo un vostro personale spazio creativo, coltivando le suggestioni come si coltivano i funghi nelle champignonnière. In questo nuovo spazio creativo vi muoverete con la sensazione di avere a disposizione di fronte a voi una superficie illimitata. In realtà state scorrendo una sfera. Lungo questo board i vostri compagni potranno lanciare delle spore. Le spore sono contenuti multimediali. Il cestino è il vostro archivio privato, mentre questi pianeti creativi, le champignonnière,
saranno inseriti in una galassia disponibile a tutti, con un passaggio funambolesco dal micro del micelio al macro dello spazio. Le esplorazioni tra le champignonnières si configureranno quindi come avventurosi viaggi interspaziali. Ragazzi, il nostro compito non è solo quello di fare disordine. Dobbiamo anche allestire visioni del futuro per costruire luoghi riparati di quiete da cui ripartire. Questo deve essere il Mycelium, un'occasione di crescita e di pacificazione. Il sogno è agli sgoccioli. Non appena svegli, restate immobili, mantenete gli occhi chiusi. È importante non dimenticare quanto ci siamo detti. Ricostruite il sogno all'indietro e poi trascrivetelo subito.